Ciao amici, buongiorno e bentrovati a Appuntamento Meteo con questa prima settimana del mese autunnale di ottobre. Come vi ho già anticipato nelle giornate precedenti, il tempo di questa settimana e anche la prossima molto probabilmente sarà caratterizzato da una forma anticiclonica piuttosto estesa nel comparto occidentale europeo, quindi una zona delle Azzorre molto forte e molto potente, che in qualche modo garantisce tempo piuttosto stabile sulle nostre regioni, garantendo quindi giornate tutto sommato positive. C'è da dire anche che la Spagna e il Portogallo stanno vivendo in queste ore una situazione molto anomala di caldo estivo tra i 35 e i 36 gradi che in qualche modo influenzerà anche il tempo da noi. La situazione dunque è questa e vede due masse anticicloniche, una ad est in campo siberiano e quindi anche russo e una praticamente ad ovest che spancerà molto probabilmente anche verso il Regno Unito. E questa forma di alta pressione garantirà anche da noi un tempo tutto sommato positivo per tutta la settimana. L'unica interferenza che avremo sarà all'altezza di domani pomeriggio, quando assomiglierà molto a ieri, la coda di una perturbazione transiterà per le nostre regioni apportando qualche pioggia di modesta entità, specie nel pomeriggio. Tutto sommato le temperature si manterranno abbastanza fresche di notte tra i 12 e i 14 gradi, ma risaliranno tranquillamente tra i 20 e i 22 gradi durante naturalmente il soleggiamento durante i pomeriggi. Questa fase sembra progredire almeno fino al 10 di ottobre, allorquando le carte cominciano a vedere un leggero cambiamento, ma lì è tutto da verificare. Come vi ho già detto, queste alte pressioni continuano in maniera esclusiva a caratterizzare i nostri autunni. Naturalmente è un segno di un cambiamento climatico che a tutti noi è ben visibile. Comunque rimaniamo con i piedi per terra, perché fare provisioni a lungo respiro naturalmente non paga mai. Quindi vi auguro una buona giornata e ci sentiamo domani.